La Danimarca minaccia di lasciare la FIFA insieme ad altre federazioni dopo quanto accaduto con la vicenda della fascia One Love e il divieto di indossarla da parte dell'organo che governa il calcio mondiale. La selezione scandinava era una delle 7 nazioni che pianificavano di portare in campo la fascia arcobaleno, prima di fare marcia indietro davanti alla minaccia di sanzioni per i calciatori. A differenza delle altre selezioni, la Germania ha protestato in maniera clamorosa, posando per la foto di rito prima della partita con il Giappone con la mano sulla bocca, dopo la censura imposta dalla FIFA su temi dei diritti civili, umani e in merito alla condizione dei lavoratori. Nella giornata di lunedì, alcune nazionali che intendevano indossare le fasce a sostegno della comunità LGBTQ+, e per protestare contro le regolamentazioni sui diritti umani in Qatar, hanno fatto un passo indietro per le pressioni della FIFA e per paura di perdere dei calciatori nel torneo. Intervenendo in una conferenza stampa, il presidente della federazione danese, Jacob Jensen, ha rivelato che l'ammonizione era stata proposta come punizione minima che il capitano Simon Kjær, probabilmente, avrebbe dovuto affrontare. La delegazione della Danimarca ha quindi confessato la rabbia per ciò che è successo e ha dichiarato che non sosterrà formalmente l'attuale presidente Gianni Infantino nella sua candidatura per le prossime elezioni. La Danimarca starebbe valutando anche la possibilità di lasciare la FIFA ed è disposta a discuterne con tutti i 55 stati membri dell'organizzazione. Non è una decisione che è stata presa ora, su questo siamo stati chiari da molto tempo. Ne stiamo discutendo nella regione nordica da agosto. Immagino che potrebbero esserci delle vendette se la Danimarca andasse via da sola. Devo pensare alla questione di come ripristinare la fiducia nella FIFA. Dobbiamo valutare cosa è successo e poi dobbiamo creare una strategia, anche con i nostri colleghi. Insomma, la vicenda del divieto di indossare la fascia One Love farà discutere ancora molto.